Confermala per sempre e fa come hai detto. Il primo grazie va a te, Signore, perché dal giorno in cui hai scritto il mio nome accanto al tuo, mi hai preso per mano e non mi hai lasciato più. Mi hai condotto nel deserto e hai parlato al mio cuore. E anche quando la vita mi ha fatto sperimentare il camminare nel buio, tu eri con me come padre, come fratello, come amico. E mi chiamavi ad essere tuo, per cantare con la mia vita il tuo amore e le tue meraviglie. Grazie al nostro caro arcivescovo Bruno, a lui la mia grande gratitudine per il dono che è stato, alla mia vocazione e alla mia vita in questi anni. A lui il mio grazie per la sua stima profonda e il suo affetto, che ha sempre avuto in questi anni per me. Grazie a voi, mamma e papà, grazie perché mi avete insegnato la cosa più importante per un prete, essere uomo. Sì, perché un prete, prima di essere tale, è un uomo. E tutto ciò non si impara nei libri, ma nella vita concreta. Grazie a te, Jacopo. Ti ho lasciato forse presto, troppo presto, negli anni in cui avevi forse più bisogno di un fratello maggiore accanto, e forse non ti ho fatto sentire mai la mia presenza forte vicino a te, ma lo sai e l'hai sempre saputo che ci sono e sempre ci sarò. Grazie a tutti i miei familiari, a tutta la mia famiglia, a tutti gli zii, i cugini, in particolare a chi ha voluto camminare più da vicino al mio fianco e ha fatto della propria presenza un dono alla mia vita. Un grazie di cuore a nonna Assunta e a zia Giulia, che sono state per me una dolce presenza nel mio cammino e nella vita, con l'amore, la semplicità e il silenzio. Grazie al compare e alla comare, per essere stati fedeli alle promesse del giorno del mio battesimo con la vostra testimonianza. Grazie ad una famiglia molto importante per me, l'hai detto tu Mario, nella quale non solo sono cresciuto come cristiano, hai detto tu, hai rubato le mie parole, ma dove ho conosciuto quelli che ora sono i miei più cari amici, dove è venuta fuori la risposta alla mia vocazione, dove è cresciuto in me il desiderio di seguire il Signore in maniera speciale. Una famiglia nella quale non si è soli a dire il proprio sì, ma si dice invece, ecco il nostro sì. Grazie a voi, tutta l'Azione Cattolica, grazie per il vostro affetto, grazie per la vostra stima, grazie per tutto il vostro amore e la vostra pazienza, ai giovani e agli adulti. Grazie a Don Mario, tanto hai pregato la Madonna che donasse a questa comunità un sacerdote e alla fine ti ha dato ascolto. Papa Benedetto XVI scriveva: nessuno di noi sarebbe diventato sacerdote se non avesse conosciuto sacerdoti convincenti nei quali ardeva il fuoco dell'amore di Cristo. Ed è grazie al tuo essere sacerdote che oggi anche io lo sono. La mia gratitudine è anche a Don Domenico Campitelli, che da parroco di questa comunità mi ha accompagnato alla missione agli ordini e al ministero del lettorato.
Un grazie lo devo dire anche ad un sacerdote che non c'è più, e che è Don Danilo. Io ricordo che un campo scuola ad Ofena mi buttò la casula addosso e mi disse: adesso dovrai fare per forza il prete. I commenti, pensateli nel vostro cuore. Grazie a te, Don Graziano. So quanto ti sei dato da fare per rendere belle e solenni queste giornate e questa celebrazione, ma ancora di più quanto amore e quanta emozione hai dentro. Non ti dico che tutto come l'ho sognato, perché è tutto ancora più bello rispetto ai miei sogni. Grazie per avermi accompagnato in questi anni, come parroco, come pastore, a questo giorno così importante per la mia vita. Per avermi sostenuto ed incoraggiato in questo cammino di ricerca e formazione, come il Signore ti diceva di fare, con docilità e pazienza, cuore a cuore, testa a testa, petto a petto. Grazie per essere stato questo strumento del Signore nella mia vita, con la tua preghiera e la tua guida, raccogliendo e continuando in me la sua opera. Mi corre l'obbligo e il dovere di ringraziare innanzitutto Matteo. Matteo per aver regalato, per aver fatto questo grande dono alla comunità cernese, non solo. Credo che questo evento, insomma, unico, perché naturalmente pochi di noi magari possono ricordare un evento simile all'interno del nostro paese, ci riempie di gioia e soprattutto di orgoglio, perché naturalmente a lui dobbiamo tutto questo. E credo che conoscendo Matteo, naturalmente è un percorso che è iniziato qualche tempo fa, lo sta portando avanti con tanto impegno, tanta forza, tanta passione, raggiungendo ogni traguardo importante. Se fosse un lavoro, naturalmente gli direi che farebbe una grande carriera. In questo percorso di fede mi sento di dire che lui farà una lunghissima strada, perché naturalmente la sua determinazione è segno di quello che potrà fare in futuro. E credo e spero soprattutto che intorno a questa sua ordinazione sacerdotale si possa unire tutto il paese. Un paese, una comunità che spesso si divide, però in questa occasione penso che tutti ci possiamo unire e soprattutto tutti possiamo ringraziare Matteo per questo dono che ha voluto fare alla comunità cernese e non solo. Per cui noi lo ringraziamo e naturalmente a nome mio, a nome dell'amministrazione comunale, ma penso di parlare a nome di tutta la comunità cernese, gli rivolgiamo i nostri migliori auguri e un in bocca al lupo per il suo percorso di fede. Grazie Matteo. E grazie ancora per il regalo che hai fatto a questa comunità.